A Borzoli, per imparare i mestieri del porto, prosegue il nostro viaggio nella formazione marittima. E noi proseguiamo invece il nostro viaggio nella formazione marittima. Oggi andiamo a vedere come si formano gli operatori di banchina con Eliana Miraglia. Un simulatore di portainer, quindi sono le gru che vanno sulle navi full container, quindi sono gru che arrivano a 36 metri d'altezza alla cabina. Possiamo anche fare l'opzione sia a 52 metri, quindi il terminal VTE. Il docente Francesco Doddis, socio della compagnia Unica, si avvale di un simulatore all'avanguardia che con l'utilizzo degli occhialini diventa tridimensionale. L'alunno è uno dei ragazzi che frequentano i corsi di istruzione e formazione professionale della Fondazione CIF Formazione a Genova Borzoli, corsi gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione. Vieni, marcia avanti e cerca di riaddrizzare, riprendilo perché hai perso un po' la manovra, ok? Mettiti più dritto possibile nella corsia e poi sgancia. Anche Gianluca Bugatto è un socio della CULMV e sta conducendo le simulazioni sulla Reach Stacker e sulla Ralla. Parlando di formazione marittima, oggi ci concentriamo sul corso in logistica, ma qui ci sono anche i corsi di abbigliamento e ristorazione. Alternando lezioni in aula e nei laboratori, come questo di informatica, esercitazioni ai simulatori e stage in azienda, dopo 3 anni si ottiene la qualifica, dopo 4 il diploma, per svolgere le professioni richieste dai terminalisti, gruista, steccherista, ma anche tecnico dei servizi di impresa. In quest'aula, attraverso i tablet, si impara per esempio la gestione dei magazzini. Non manca certo la tecnologia in questa scuola di formazione, il cui fiore all'occhiello sono i simulatori di movimentazione, nati grazie alla collaborazione con la scuola Sant'Anna di Pisa. Non solo. Tra circa 6-7 mesi prevediamo di avere gli stessi simulatori in situazione di tridimensionale, simulatori che potranno essere trasportati. E quindi si potrà fare formazione al di fuori della scuola, per esempio nelle stesse aziende.